chiaramente perché è una persona che se la merita da sempre, ma poi perché in tutte le occasioni ufficiali lui veniva, era presente e io ero presente con la fascia. Volevo che in quest'ultimo appuntamento, che noi tutti speravamo fosse il più tardi possibile, mi potesse vedere dall'alto ancora con la fascia. Ringrazio le signore Giovanna, Antonella, Gabriella e tutti i familiari per avermi invitato a ricordare, per avermi permesso di ricordare Vincenzo Aquilino. Non avrei potuto rinunciare a essere qui oggi, glielo dovevo. Vincenzo non ha mai saltato un appuntamento con le celebrazioni delle giornate dedicate alla memoria che in questi anni sono state organizzate in città. Con la tetra tipica di chi ha visto e vissuto l'inferno, per anni ha continuato a ricordare a tutti che la memoria deve essere preservata per evitare che quell'inferno ritorni. Non ha saltato neanche l'ultimo appuntamento, il 4 novembre scorso. Nonostante l'età e gli acciacchi, ha voluto partecipare alla celebrazione e deporre insieme a me e alla Presidente del Consiglio Comunale una corona davanti al monumento ai caduti. Sostenuto dal suo bastone, ha percorso i pochi passi previsti dalla cerimonia, come sempre commosso, ma fiero, molto fiero, e consapevole della necessità di esserci. Lo riteneva un dovere morale, soprattutto nei confronti dei giovani. Incontrarlo alle cerimonie era per me una certezza, un punto di riferimento. E piano piano, con il passare degli anni, mi sono affezionato alla sua presenza. Vincenzo mi raccontava le terribili sofferenze della deportazione e dei 2 anni di lavori forzati. Lo ascoltavo, anch'io commosso, e non sempre riuscivo a confortarlo, ma lo ringraziavo sempre per la sua testimonianza. Lo ringrazio anche oggi, qui con voi tutti, per l'ultima volta. La sua scomparsa mi addolora molto, addolora tutta l'amministrazione. È una perdita per l'intera città e per la Guardia di Finanza, a cui ha appartenuto per tutta la vita, continuando con orgoglio a servire lo Stato e quindi tutti noi. Caro Vincenzo, purtroppo c'è un appuntamento a cui dobbiamo rinunciare. È quello che già avevamo concordato per festeggiare i suoi 100 anni. E già mi immaginavo quell'incontro. Lei mi avrebbe raccontato quello che aveva passato, con tutto l'orgoglio che giustamente un uomo come lei aveva diritto di avere. E io quella storia, sono sincero, non mi stancavo mai di ascoltarla. Poi gli avrei consegnato quella targa che l'amministrazione regala sempre ai centenari. Ma l'amministrazione una targa la consegnerà lo stesso ai suoi familiari. Non sarà certo la stessa cosa, almeno per me, ma sarà una targa dettata dal cuore, dall'immenso affetto che abbiamo avuto per lei e che avremo sempre. È andata così, ha vissuto una vita piena, intensa, all'insegna dei valori più importanti che continuerà a ispirarci. Mi permetto di dirle che mi sentirò solo alle prossime celebrazioni. Mancherà a me e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla e di conoscerla, ma aspetterò sempre i suoi amati familiari. Insieme continueremo a ricordarla con tanto affetto e riconoscenza. Caro Tenente, Cavaliere Ufficiale Vincenzo Aquilino, è stato un onore conoscerla. La città intera la ringrazia ancora una volta e la saluta.